Matera è una città ricca di bellezza, famosa per i sassi e per le camminate che puoi fare in percorsi suggestivi. Ma in verità, la prima cosa che noti se arrivi è l'odore di pane che ti porta direttamente al forno. Il pane di Matera ha origini antichissime. Ogni famiglia usava il suo lievito madre e il pane veniva cotto nei forni pubblici, vicino ai sassi. Per questo è alto e stretto, perché le famiglie non volevano che le proprie panelle toccassero quelle delle altre famiglie. Non farlo mischiare, si metteva un timbro e ognuno si conosceva un pannello suo. Questo profumo mi ricorda a casa il pane che faceva mia nonna quando ero piccolo. Ah, grazie signora, io vado. Ah no, e il pane non te lo porti più. Ha ragione, che facciamo, lo buttiamo? Ma tu che ci fai qua? Se si butta qualcosa su, ci sono sempre. Ecco qua, questa è la morte sua, anzi, la mortazza sua. Zia, io devo andare via, devo tornare su. Ah, più su. Aspetta un momento allora, ecco qua. Ora puoi andare molto più su. L'importante è che ci vai a stomaco pieno, anzi, vieni.